Che ci vuole, ci vuole un buon altro guai. Solo la prima. Non è che c'è. È diventato non uno strumento di vita, ma uno strumento
possiamo dire, è diventato un oggetto che usiamo per accendere il fuoco, per tante altre cose che magari prima non si facevano. Invece l'albero è vita, ho visto un manifesto scritto, è proprio così. Dagli alberi cresce tutto, l'albero da piccolo diventa grande, quando diventa grande ci aiuta a respirare meglio. Ho voluto che si facesse questa festa proprio il 21, perché c'era una legge che stabiliva, un decreto anche, che stabiliva che il 21 novembre nelle nostre zone si festeggiasse questa festa tradizionale, che non è una festa che è nata ora, è una festa che si trascina fin dai tempi antichi. Già i greci e i romani lo facevano a luglio, però non lo facevano il 19 luglio. Ringrazio il parroco, ringrazio il sindaco, ringrazio gli insegnanti che sono arrivati qua. Don Mario è andato via, ma lo ringraziamo lo stesso. Lui è Don Mario, lo so che Don Mario è uno di quelli che ci tiene a queste cose, e infatti basta vedere che ha ricreato l'oratorio, che erano decenni che non c'era più qua. E diciamo che qua un servizio come quello che fa la Prologo, lui lo fa verso i più piccoli, noi lo facciamo verso quello un po' più grande. Ringraziamo il sindaco per averci dato la possibilità di disporre del centro anziani, dove riusciamo a fare qualcosina. Stiamo creando una biblioteca, speriamo presto di poter inaugurare e dedicare al nostro compianto amico il nostro Dario, che conosciamo tutti. Ringrazio Don Mario, che è venuto, Don Vittorio, che è venuto qua nonostante il tempo brutto. Ecco, Don Mario, venga pure lei a dire un pensiero sugli altri. E ringrazio anche il commentatore Rosario, che nonostante gli impegni che ha avuto è arrivato più o meno. Grazie a voi. Ora facciamo questa piccola cerimonia e poi dopo fermate, cioè c'è qualcosa che hanno preparato i bambini proprio sulla festa. Poi se le insegnanti, vediamo cosa piove, decidono, andiamo a piantare le piantine, sono 6 piantine, ognuna per classe, in modo che i ragazzi si ricordano che quella pianta è loro e possono vederla crescere da piccola a diventare grande. Grazie e a domani. Le cose sugli alberi, ma sono cose importanti, perché oggi tutti voi e tutti noi sentiamo parlare delle condizioni di inquinamento, di ciò che è lo smog, di ciò che è il fatto di avere la tanta CO2 che si presuppone che faccia innalzare la temperatura globale del nostro sistema mondo. Questo sta causando una serie di problemi che è legata ovviamente a questo innalzamento, allo scioglimento dei ghiacci, quindi la calotta polare Artica, Antartica. Tutto questo sta causando una serie di eventi che già ad agosto noi ne abbiamo avuto uno qua da noi, quelle alluvioni, che non è che sono cose che succedono tutti i giorni, ma adesso se sia questo o meno non è certo facile da stabilire, però sicuramente l'uomo con la condizione di bruciare idrocarburi, ok? Quindi quando parliamo di idrocarburi stiamo parlando della benzina che mettiamo nelle nostre macchine, ma tutte le aziende che noi abbiamo bene o male usano idrocarburi. Gli alberi sono una fonte di ricchezza dal punto di vista energetico, non solamente per i frutti che ci mangiamo, ma nei paesi evoluti quali la Svezia e altri, che
hanno forse territori anche più importanti, sono più grandi, coltivano determinati tipi di alberi, riescono a eliminare o ridurre quello che è la condizione di inquinamento legata agli idrocarburi, quindi alla benzina nel gasolio. Com'è possibile tutto ciò? È possibile piantando gli alberi, dedicando cultura al bosco, quindi piantando nuovi boschi e tagliando quei boschi una volta cresciuti e ripiantando quei boschi tagliati, si ha un ciclo di vita, perché l'albero cresce dalla terra, che è in grado di autosostenere noi stessi con l'energia. Quindi è totalmente riciclabile. Quando noi parliamo di impianti fotovoltaici che sono praticamente ad impatto zero, forse sto parlando un po' complicato per voi bambini, però pannelli solari. È abbastanza difficile fare qualcosa di più semplice. Allora, non abbiamo impatto praticamente a livello ambientale perché sfruttiamo l'energia solare per creare energia elettrica. Bene, gli alberi, dato che noi li piantiamo, li facciamo crescere, li tagliamo e li ripiantiamo, diamo un ciclo di vita all'albero. Quell'albero che è cresciuto è una fonte di energia perché è la legna, e come tale è da sempre, da quando è nato l'uomo, la legna è stata utilizzata per riscaldare le nostre case, quindi accendendo i fuochi nei nostri camini. Ora quei fuochi non soltanto si possono accendere nei nostri camini, ma si possono accendere per produrre energia elettrica. E dato che l'albero che fa? Lo piantiamo e nella sua vita è in grado di consumare la CO2. Quindi io pianto un albero, l'albero si è già consumato la CO2, nel momento in cui lo brucio, lui si era già consumata con la CO2 che noi riproduciamo perché l'abbiamo bruciata. E quindi, se io dico, con la combustione dell'albero produco un po' di CO2, mettiamo 10, quando vado a piantare lo stesso albero, quello si assorbe 10, quindi 10 meno 10 fa 0, e quindi abbiamo un sistema a ciclo chiuso che non comporta ovviamente inquinamento. E allora, il discorso degli alberi è un discorso molto più complesso, dove oggi, ancora in Italia, non è proprio partito, ci sono delle piccole centrali a biomassa che sfruttano questa condizione degli alberi per produrre corrente elettrica. Quindi noi quando accendiamo una lampadina non è vero che non inquiniamo, perché queste lampadine qua prendono corrente, ma la corrente da cosa la produciamo? Dal petrolio. E allora il petrolio, che comunque viene bruciato, provoca l'inquinamento atmosferico. E se la stessa corrente la producessimo con la condizione di coltivare gli alberi, tagliarli, bruciarli, produrre la corrente, noi avremmo un ciclo zero perché non avremmo inquinamento. Quindi gli alberi non sono solamente un albero da frutto dove noi ci alimentiamo, quindi abbiamo l'olio, abbiamo il vino, abbiamo le altre cose, quindi le mandarine, le castagne e tutto il resto, che servono per la nostra alimentazione, ma se coltivati intelligentemente servono anche per la nostra energia, quindi dall'elettricità al calore del fuoco e a tutto quello che ci serve. E quindi questa festa, che oggi è giusto farla ed è giusto portare avanti questa cultura, perché voi che siete qua stamattina siete dei bambini, tra qualche anno sarete più grandicelli e poi andrete all'università, magari io spero che da qui a qualche anno possa aumentare tantissimo questa cultura. E tenete sempre a mente queste giornate dedicate agli alberi per queste condizioni, proprio perché se noi siamo in grado di rispettare l'ambiente, staremo bene noi e staremo bene ovviamente le generazioni future, quindi mio figlio, voi e tutti quelli che ci seguiranno sicuramente ci diranno grazie per non aver debuttato quello che è il nostro mondo. Vi ringrazio ancora per la bella festa che ci sono venuti. Voi sapete che è una lontano, Papa Attuale, Papa Francesco, ha pubblicato una vera e propria enciclica abbastanza voluminosa sul
creato e sul mantenimento del creato inalterabile. E l'hanno fatto di comune accordo con le chiese orientali, stabilendo il 1° settembre come giorno del creato. Quindi in questo concetto non solo rientrano gli altri, ma tutto ciò che esiste, l'acqua, il mare, i monti, le pianure, eccetera, è che l'uomo cerca di inquinare, che l'uomo purtroppo, come per quanto riguarda gli alberi, deforesta, taglia per aumentare un certo tipo di produzione oppure per riscaldarsi. E quindi alteriamo la fisionomia della natura. Allora la natura, naturalmente, non dico che si ribella tra virgolette, perché non vuole essere toccata. Anzi, poco fa mentre arrivavo, noi facciamo tutte queste promozioni per la salvaguardia non solo dell'umanità, ma anche degli animali, e pure i gamberi hanno un ciclo di esistenza che cominciano come seme, come pianticella, poi come arbusto e poi come alberi all'altro posto. Perché? Perché ce l'ha spiegato adesso il sindaco, e l'atmosfera ha bisogno di questo gigante di danno all'aria. No, noi respiriamo aria. E l'aria di cosa è formato? Ossigeno. Allora, quelle le piante di seme di giorno quando fanno la fotosintesi clorofilliana, quando fanno la fotosintesi clorofilliana, assorbono dal CO2. Assorbono, aiutatemi. E poi la notte è vero ossigeno. Allora, perché molti animali, perché molti luoghi si alterano e diventano diversi da come erano prima? Ecco perché noi alteriamo l'ambiente. Perché molte specie di uccelli o di altri animali si esauriscono, non ci sono più? Perché noi alteriamo il loro ambiente di vita. Ci siamo? Allora, con questa enciclica che il Papa Francesco ha fatto, invita tutti quanti a mantenere l'integrità della natura, l'integrità del mondo, dell'universo anzi, capite? Perché il nostro piccolo mondo si esaurisce qui nella Terra, però l'universo ha delle dimensioni che non conosciamo, può darsi anche sia immenso, che non abbia finito di cambiare. E quindi noi, è vero, tutto questo che è dono di Dio, non dobbiamo alterarlo, non dobbiamo inquinarlo. No. Io ultimamente mi sono convinto che tutto è necessario, anche la nostra mossa che ci dà fastidio perché ultimamente torni sulla poltrona e avresti desiderio di ucciderla. Poi quando vado in petto, io apro il petto per farla uscire, non la uccido. Ci siamo. Perché? Perché anche quella c'ha una situazione. Serve da nutrimento all'altro animale, ci sia, perché la natura è un'armonia, la natura non è in competizione tra i vari esseri, non ci deve essere una competizione o tra gli uomini, no? Che facciamo attentati, facciamo guerre, altre cose, no? Nella natura ci deve essere armonia, nel cosmo, nelle stelle, eccetera. Ecco, quando noi facciamo un albero o per far
Capriccio, ovvero vediamo le luci a colline, vediamo le ragazze che accadono le luci a colline e poi per le strazze, un po' più le parti, hai visto? Abbiamo una carcomessa sovrana. La luce colina, prendiamo l'uccellino, prendiamo l'uccellino che non può vivere in gabbia e lo mettiamo in gabbia perché piace a noi e alteriamo la natura e in un certo qual senso infierire sulla natura stessa. Allora la natura ogni tanto si ribella, abbiamo inquinato i mari, abbiamo inquinato le correnti, eccetera. La natura ogni tanto si ribella perché vuole ritornare grande e bella come era prima, all'inizio, prima di queste nuove esigenze che l'uomo ha. E allora, ecco, noi siamo, ragazzi, tutti a salvaguardia della natura. Cioè la natura è affidata a noi, Dio l'ha affidata all'amore. L'ha affidata a noi e noi la dobbiamo preservare, da ogni pericolo che possa eliminare, che possa danneggiare la natura. Quindi dicevo al sindaco, al giorno che quando ero io piccolo, me lo ricordo benissimo, il padre di 50 anni fa, noi siamo tutti giovani. Ma la facevamo anche quando sì, io facevo la 50 anni fa già la facevamo. Però la facevamo lì nella zona dove sono io, che è una zona più montana. La facevamo il 21 marzo. E quindi c'era una differenza. Si poteva scegliere il 21 marzo. Però mi è rimasto impresso questo fatto di andare sulla collinetta, di andarci da altri uomini, di altre piccole, per poi vederle crescere. È quello che vogliamo fare noi, in modo che poi i bambini, dato che è in un posto dove ci possono arrivare, li vadano a vedere man mano che cresce. Ma vi ringrazio bambini dall'ascolto, ringrazio il sindaco Giorgio che ha fatto. Comunque ancora c'è la pianta mia e c'è. Bravo! Io adesso non ricordo l'ultimo incendio che abbiamo avuto, è stato 4-5 anni fa. Non soltanto per gli alberi, ma per tutto quello che c'è poi, perché c'è la fauna, c'è la flora, quindi si brucia tutto. E allora, quello è il vero disastro per i nostri luoghi, che per fortuna, un po' perché è cambiata la cultura a livello di lavoro, molte aree che prima erano state completamente tagliate, quindi coltivate grano, alto, adesso vanno tutte le riprese, quindi abbiamo un incremento di boschi a livello notevole di montagna. E questo fa sì che però abbiamo un'area molto migliore, molto più sana, lo vediamo, abbiamo una bella area. Ora diamo la parola un attimo a Vittorio, che poi dopo non ha un pago. Buongiorno a tutti. Io non vorrei approfittare tanto della pazienza dei bambini, ma vorrei chiedervi, stamattina avete fatto il panino? Chi l'ha fatto il panino stamattina? Ieri mattina? Ecco. Il panino che ne ho voluto in una carta, no? Nella carta. E quella carta certe volte la buttiamo. Lo so che magari adesso ci sono anche metodi di riciclaggio, perché solo una percentuale della carta viene riciclata così. Ma noi dobbiamo pensare, come è stato già detto, che l'albero è una fonte di energia, è una fonte di riparo, diciamo, per gli animali. Ma avete pensato?
soltanto una storia. Vi piacciono le storie? Una storia che vuole illustrare il fatto che l'albero è una fonte inesauribile, non finisce mai di regalare e di donarci qualcosa, no? Adesso è il periodo dell'inverno, abbiamo la legna che la vediamo nel caminetto e ci riscaldiamo. Abbiamo gli alberi, una buona parte degli alberi vengono tagliati, si fa quella pasta che si trasforma nella calza che ci avvolge Giorgio, il panino e così via. Abbiamo quei quaderni che certe volte scarabocchiamo su un foglio e lo buttiamo. Ecco, l'albero ci dà sempre qualcosa. E si dice, cari miei, che c'era un albero che ha fatto l'amicizia con un bambino. E sono diventati così buoni amici che tutti i giorni il bambino andava a giocare con l'albero. Tutti i giorni. Si arrampicava nell'albero, dondolava sui suoi rami e quando il bambino si stancava si metteva per terra all'ombra dell'albero e dormiva. E tutti i giorni il bambino andava a trovare quest'albero. A passarti gli anni, a un certo punto il bambino non è che veniva tutti i giorni e l'albero se ne accorge. Dopo un po' di tempo, quando il bambino è ritornato dall'albero, l'albero gli ha chiesto: ma perché non vieni così come venivi una volta? Ha detto il bambino: sono cresciuto, adesso ce l'ho una ragazza, una fidanzata, a me adesso mi servono dei soldi. Tu puoi darmi dei soldi? No, io soldi non ne ho, ma guarda, puoi raccogliere i miei frutti, puoi andare al mercato a venderli e così guadagnare i soldi. E così ha fatto il bambino. E l'albero fu felice. Dopo un po' di tempo, di nuovo il bambino è tornato dall'albero. E l'albero gli ha chiesto: ma perché vieni così raramente? E adesso, non lo so, mi sono sposato, adesso devo costruire una casa, tu puoi darmi una casa? Guarda, non posso darti una casa, ma se vuoi puoi tagliare i miei rami e ti puoi costruire una casa. E così ha fatto il bambino e l'altro veloce. Dopo un po' di tempo, passati gli anni, è tornato di nuovo questo bambino all'albero e l'albero l'ha visto che era triste, è rimasto su un tronco. E ha detto: ma che è successo? Perché non vieni così come venivi prima? Sono arrabbiato, non lo so, la mia famiglia non riesco a mantenerla, voglio cominciare a pescare, mi serve una barca, tu puoi darmi una barca? Una barca. Non posso darti una barca, ma posso tagliare il mio tronco e farti una barca. E così ha fatto il bambino e l'altro e esso. E passati gli anni, questo bambino è cresciuto, è diventato un vecchietto e dopo un po' di tempo è ritornato dall'albero. È rimasto solo un ceppo piegato. Mi ha detto l'albero: ma che ti è successo? Ti vedo così triste, così tanto. No, non mi serve più niente, soltanto vorrei sedermi. E quel ceppo subito si è alzato: tu siedi, bambino mio. Ecco, è l'albero felice. L'albero sempre ha avuto qualcosa da dare a questo bambino. È un albero, ricordiamoci, come diceva il sindaco, non ci dà soltanto i frutti, soltanto la legna, lui deve essere, loro devono essere i nostri amici. Grazie. Grazie. Thank you.
Genova e la diffusa usanza di celebrare questo anniversario della fondazione di alberi. I romani proposero l'odierna festa dell'albero. Gli alberi, infatti, erano tutelati e adorati anche da bambini ed era come tutti consacrati il posto al culto delle divinità. La grande festa romana in epoca era la festa di Lucia, che cadeva il 19 luglio, nel corso della quale otto iniziatori si erano gli alberi pubblicati nel 1600. In epoca moderna si è affermata dagli Stati Uniti una celebrazione in onore degli alberi, come risposta ai gravi stati naturali causati principalmente dai grandi spostamenti. E interessarono quei territori. Dal 1872 il governo dello Stato Nebraska, Stanley di Morton, decise di dedicare un giorno all'anno alla piantagione di alberi, fu chiamato Arbor Day. In Europa si diffuse negli anni successivi. In Italia la prima festa dell'albero fu celebrata nel 1898 per iniziativa del ministro della pubblica istruzione Guido Bacelli. La festa dell'albero fu in Zenti si pronunzionalizzata con la legge forestale del 1923. Nel 1951 il ministro dell'agricoltura e della foresta stabilì che la festa degli alberi si dovesse svolgere in prima con possibilità di cambiare questa data al 21 marzo nei comuni di Alta Montagna. La celebrazione si è svolta a livello nazionale fino al 1979, poi sono state delegate le regioni che hanno provveduto a organizzare gli eventi a livello locale. Più recentemente la legge numero 113 del 1992 ha previsto che ogni comune curi la messa a dimora di un albero, però ha migliorato l'esistenza dell'anagrafe. Nel 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge, norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, che istituzionalizza la giornata nazionale degli alberi, da celebrare il 21 novembre di ogni anno. Ora ascoltiamo alcune poesie per comprendere l'importanza dei nostri amici alberi. Dove sono gli alberi? Qui nel pianoma, cento beatitudini, chiodi, frutti, occhi, profumi, canti, colori, ricchezze, saluti. Sui pendii montani, ove si torce da tutto, le venti è ferito dalle folgori. L'albero vermice con le radici da terra e l'aiuto alle fiamme, rompe con il tronco tenace il pesce bruciolevole delle nevi e levita della lavagna. Condende le prode del nostro torrente, fiocchi i venti, protegge dalle piogge e improvvise da sole e italiani pastori greci. Abbandono i suoi argini dei poderi delle culture, segue le strade, si sporge dal muro degli orti, stormisce lungo argini e canali, si lascia abbattere in ceppi e fascine, e in tavole bianche che falegname, segue, uccide, inchiode per la vita e per la morte. Bravo. Albero abbraccia, respira per il mondo, strade e radici che arrivano in fondo. Chissà dove arriva il tuo suono, il suono che parla di cuore buono, chissà dove arriva il tuo canto. Canto di foglie che vibra l'incanto, mentre ti ascolto, ti parlo e ti penso, il mio discorso diventa lento. Tienimi stretta questa terra. Cresci finanzo che in una serra, afferra il sé, portala a noi, tieni i tuoi sogni finanzo che vuoi. E se qualcuno ti vuole strappare, tu vieni a chiamare. Bravi. Albero secco. Albero secco fuori dalla finestra solitaria. Leva nel cielo freddo e sui rami bui. Il vento rabbioso, la neve, il cielo non possono tenerlo. Ogni giorno quell'albero mi dà pensieri di gioia. Da quei rami secchi indovina il vento a venire. Arriva il vento, l'albero si spoglia, si odora lamento, piange la foglia. Albero mio, gemma se piana, ti dica Dio, vedo un
dice bene. C'è un grande albero nell'orto, in mezzo all'orto, pare che soffra e non si può più coprire né riscaldarsi. Vola sui nudi rami, un passero sperduto, che cinguetta più forte in segno di saluto. C'è nell'albero, un tempo fu giovane e fu bello. Canti di fiorellini erano il mio mantello. Il passero cinguetta, o vecchio albero spera, si scenderà le nevi, verrà la primavera. Un albero di un bosco chiamò gli uccelli, fece un testamento. Lasciami fiore e mare, lascio le foglie e vento. I frutti al sole e i sementi e i sementi. A voi, uccelli, uccelli, che vi cantavate sempre la canzone. Tra le belle stagioni, voglio gli stecchi, quando saranno secchi, facciamo il fuoco ai poveretti. L'albero, l'autunno mi spoglia e mi lascia, l'inverno di freddo mi fascia, di canti da terra mi ammanta, col vento la luna mi canta, poi giunge col tiepido sole e gola soavi viole, la bella gentil primavera che porta una veste leggera, ornata di vaghi colori, mi bacia e mi copre di fiori. Fiori di foglie e uccelli mi cantano i canti più belli. Poi viene l'immensa abbondante, l'estate dal sole smagliante. In grembo mi accoglie e con cura, in frutti i miei fiori matura.